Ma è finita la performance, Giulia? Sì. Ah, faccio l'introduzione postuma. Eh? Fa l'introduzione postuma. Giuliano Nannifieri. Come sempre fa un po' cazzo su. Giustamente. Giustamente. Forse sì. La bandiera. Hai sembrato un pochino di sconcerto tra gli astanti, come al solito. Vabbè. Sai che faccio sempre queste cose international. È international. Questa bandiera discreta. Eccola. Benvenuti all'apertura di Preferisco il rumore del mare 2018. 2018. 2018. Psicopompo. Che è stata introdotta dal grande artista e polemista Giuliano Nannifieri con Voglia a negrare. Confermi il titolo della performance o l'hai cambiato? Ma fai te. Faccio io, la faccio io. Mi lascio, sai che quest'anno celebro i miei 50 years of passivity, i 54 anni di passività, non avendo mai fatto niente, nothing, un cazzo, celebro il mio 54esimo anno di passività. E sti cazzi. Allora, questa era la prima data, non dirò una sega, no, forse dico perché psicopompo, traghettatore d'anime, l'imbrunire, ci traghetta, no, dalla luce verso il buio, verso la ribotta, quindi psicopompo. È l'ottava edizione, per chi non lo sapesse, cioè 7 col bonus, mi stava venendo in mente oggi che quasi quasi voglio arrivare a 10, sempre messo che la futura amministrazione leghista, che vi toccherà, non fatevi illusioni, vi toccherà, non venga qui coi vigili per vedere se c'è qualche nero che sbarca. Lettera 748 del 1882. Le piccole frasi che ho cominciato e non ho mai finito, i piccoli pozzi che ho scavato e non ho riempito. Questa è la mia lettera al mondo che non ha mai scritto a me. Semplici notizie che la natura raccontò con tenera maestà. Il suo messaggio è affidato a mani che non posso vedere. Per amore suo, amici miei dolci, giudicate teneramente me.
lettera 187 del 1857. Caro maestro, sono ammalata, ma visto che mi addolora di più che sia ammalato lei, faccio lavorare la mia mano più valida abbastanza per dirglielo. Ho pensato che forse lei fosse in paradiso e quando lei ha parlato di nuovo mi è sembrato dolce e meraviglioso e mi ha tanto sorpresa. Vorrei che lei stesse bene, vorrei che tutto ciò che amo non si indebolisse mai. Le violette sono accanto a me, il pettirosso molto vicino e la primavera, dicono, ecco lei che passa vicino alla porta. È davvero la casa di Dio. E queste sono le porte del paradiso. E avanti e indietro vanno gli angeli con i loro dolci postiglioni. Vorrei essere grande come Mister Michelangelo e riuscire a dipingerle per lei. Mi chiede che cosa dicevano i miei fiori. Allora sono stati disobbedienti. Avevo dato loro dei messaggi. Dicevano quello che dicono le labbra a occidente quando il sole tramonta. La stessa cosa che dice l'alba. Mi ascolti ancora, maestro? Non le ho detto che oggi era domenica. Ogni domenica sul mare mi fa contare le domeniche finché ci incontreremo. Arriva e chissà se le colline sembreranno azzurre, come dicono i marinai. Non posso restare oltre stasera perché questa pena me la vieta. Com'è forte il ricordo quando siamo deboli e quanto è facile amare. Me lo dica, la prego di dirmelo non appena starà bene. Maledetta pigrizia, bestia feroce che si nutre di anni, i miei, e giro intorno, l'opera è compiuta e anche questa poesia, i rumori del mare, gridano forti i poeti, con le sue voci nel vento, onde, battello va da Canali al mare, mentre il comandante del ponte si gode il tramonto, mentre il suo esercito si prepara sotto coperta. Danzon la giga, danzando la giga nell'aria. E poi terra, ingresso libero per il cimitero dei poeti. Con la chiave che si gira per tre scatti. La gatta buia, dove il buio ti prende da subito per farti paura. I fantasmi esistono e sono tutti lì che ti aspettano per farti ed il pianto diventa tremito. Prove i manicomi e galera come istruzione obbligatoria. Gli abissi ti ripresentano da subito guardiani del malo mondo. Sanno bene come interferire sui destini durante il gioco della selezione. Dell'asino, un ricordo è di quando il bambino Zacchete commette il primo furto. Tornate in classe, è quasi l'ora di uscire. Formate le due file indiane. Dalla parte bimbi, l'opera incompiuta è anche la possibilità per un attimo, uno solo, di aprire una parentesi, mi ci metto dentro, divento pubblico, e ringrazio Marco Fagioli. Bravo. L'opera compiuta, voce, corpo, scritture Massimiliano Ibba. Bravo Ibba. Bravo. Bravo. La più grande possibilità che mi può dare l'opera incompiuta è quella di mettere un punto ora. Punto! Benvenuti alla quarta serata di Preferisco il rumore del mare 2018, no 2019, mi hanno scritto il Tirreno che oggi ha avuto la fantastica occasione di in 5 righe fettere 3 errori, questo è il 3 punto. Da adesso ribattezzato 3 punto e siamo nel 2019, non so perché siete venuti, perché succederà tra un anno secondo il Tirreno, comunque noi siamo
qui, come vuole la regola numero 4, dopo Dio per chi le sa anche l'altra 3, preferisco il rumore del mare, devono suonare almeno una volta l'istato brado. Eccoli qua. Quindi regola numero 4, rispettata. Allora, Moreno mi ha chiesto di leggere questa cosa, io di solito non faccio letture, mi sputtano anche uno pseudonimo, ma accetto volentieri l'invito. Se mi volete accompagnare, il concerto di Manganelli che ho dovuto ascoltare la notte del 2 agosto è un ouverture al peggio. E non mi venite a dire che il mio pensiero è antagonista, io qui ci vivo. E poi l'antagonista non esiste senza specificare il protagonista. E tutto perde di senso logico. Ma se il protagonista è il peggio, allora logicamente sono antagonista. Ma io qui vivo, nel vicolo dove una volta c'era il cimitero e dove ora si è conclusa la versione postmoderna inaugurata non a caso dal 1986 nell'antico sabba estivo che ora viene chiamato Effetto Venezia. Io vivo qui, sullo scalo solcato da Google di caviglie e carrozzini e dove sotto, fino al 1984, ci stavano rinchiusi prigionieri, soprattutto politici. E si racconta ancora che quella non era considerata neanche parte del quartiere. Quella era la prigione. E nel palazzo distante tre passi, dove stavano i poverissimi bimbi orfani, c'erano state fatte le case per i secondini. Quella non era la Venezia, quella era la galera. E dai suoi stramaledetti muri, che hanno trattenuto ingiustamente contestatori, antifascisti e povera gente, da dove ancora si vedono le celle e si commemorano le epigrafi, si sono riaperte le sbarre al pensiero, si è strappata la parola, si è vilipeso ogni promessa di libertà. Io vivo qui e tante finestre la pensano come la mia, in proposito di botte alla gente in ciabatte e di celere in tenuta antisommossa che si schiera a mezzanotte nel caldo africano della kermesse a difesa dei pompieri chiamati a togliere un'opinione. E quante botte hanno dato alle bimbe e quanto ghiaccio ho portato e ho dato da bere agli spazzini arrivati come zanzare almeno in 50 ancora a manganelle alzate a nascondere le vergogne. Io vivo qui dove le finestre urlavano studia la storia ai nuovi gerarchi. Io vivo nel vicolo dove è apparsa la scritta che nel 2018 i robot saranno liberi e dove si vedono gli unicorni volare e non me ne frega un cazzo se sono solo palloncini. Io vivo qui e ci vivi anche tu, siamo sullo stesso pianeta. Vivo qui anche oggi, che è la morte in Venezia. E anche ora che prometto di non voler più ascoltare il requiem dell'idropulitrice che alle 5 del mattino cancella il sangue, studia la storia. Pensando e prendete
giornali e alla televisione di non accettare questo compromesso, l'almeno peggio, l'almeno gesto, siete solo spicchi della stessa torta che ritroviamo alla tavola rotonda, ma la pancia ormai gonfia di favole e racconti, da quando son nato ne conosco ormai molti, da narrare ai figli per addormentarsi e svegliarsi mai più, che infine si imparerà dove dir tacendo e mai a criticare pensando. E prendetemi per pazzo, caro giudice, ma quello che io vedo è quel che è. Eccolo lì, con la banda dalla passerella. Come la banda, diamo tutto a tutto po', canzoni e canzoni e. No, le ricordo le quattro regole, se dici, le ricordo. Sì, le ricordo, no, vai. Preferisco il rumore del mare, si svolge all'imbrunire, quindi finisce quando non si vede più una mazza. Non c'ha budget, c'ha un budget credo di 20-30 euro a stagione in vino, eccolo lì, e non c'ha fili, infatti Enrico è acustico come tutti. Molto acustico. Quanti deve alzonare? O almeno una volta l'istato Brado che ha alzonato ieri, quindi le regole siamo a posto. C'ho da dire solo due cose, uno è invitarvi al prossimo appuntamento il 21 con la pillola miracolosa da Paolo Villaggio con Maria Lavava, che non vuole si dica il suo nome, lo sapete tutti, ma insomma vabbè, è una nota attrice livornese che vuole essere nominata col suo pseudonimo, più bonus che lo scoprite quando venite, forse anche se fa qualcosa il 28, ora ci si penserà in questi giorni. L'altra cosa è la novità di quest'anno, il banchettino di Agenzia X, che è la casa editrice milanese che ha avuto la sciagurata idea di pubblicare il mio libro su Livorno, e quindi potete avere, volendo, il mio libro sull'underground a Livorno con la dedica illeggibile. Enrico Vitello, vai! Allora, le battaglie perse, se ne sono di tanti tipi, generali, proprio la battaglia persa generale, quella che uno è scientifico nel petto delle battaglie. E in questo caso mi piacerebbe recitarvi una rimettina volgare che qualche anno fa mi divertì a scrivere, almeno quando era, su una battaglia persa, e mi venne tanto fe la capra aperta, incazzata nelle rinne, perché mano poco esperta sbambaciava le sue zinne. Non aveva letteratura e deciso di fa orecchio, non passò più mungitura dove non cavò nel secchio. Chi si gusta tal formaggio dice è buono e chi è di fossa, ma ne un coglie nell'assaggio retrogusto di riscossa. E questa invece è la battaglia persa di un uomo di questa taglia, di questa misura, di questa età, che magari si intende da andare a giro con qualcuno, magari da 25 anni. E allora questa canzone si chiama Farfalla, che non è quell'affarino bellino che vola, cappapopolo, no, farfalla è proprio due parole, farfalla. Come sentite un po' sognare. Fosse vero che c'è giustizia, se ti imbatti in un incanto, un sorriso che ti vizia e ti vien di starle accanto, perché sai la sensazione d'un momento che fa data, e se la conversazione sembra ci sia sempre stata.
ma ora che sto a ripensarti e a che tocco di magia era stato borseggiarti d'un vagone d'energia. Tra la 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 la, mi viene voglia di sognare che è possibile sfiorarti per la terra, in cielo, in mare e un sorriso regalarti. E con tutto questa ire niente più ti ferma, quasi che la gioventù sia una questione di scherma. Ma i sorrisi son di lupi, non mi butto, fa paura, e l'indomani è mal di vita, ma è bastata la puntura. Bravo. Come? Avete forse letto che Maria Lavava, Gis, che leggerà dopo da Paolo Villaggio la pillola miracolosa più bonus. Ho detto bonus dopo il prima. Il primo bonus sono io. Il primo bonus è... Quasi pubblicità. Come sapete, da quest'anno direi non riprenderò l'anno prossimo perché non mi sembra. Abbiamo avuto un grande successo, c'è la bancarella. Il mio libro, Voci possenti e corsari, uscito per l'agenzia X, ancora in vendita la modica cifra di 15 euro più le ultime novità di agenzia X che non ci sono più. Rifugiato, con lettere belle, radio, onda d'urto, anche fa una, impossibile. Pagliature digitali, e un vecchio classico, Lumi di Punk dell'editore medesimo, lui l'ha scritto. Il bonus sarebbe che stasera non è proprio la è stato prima fermo volta, seconda. È la seconda, ma leggo un brano invece del mio prossimo libro che si titolerà, se qualcuno me lo pubblica, Abituali, sarà tutto ambientato nei bar. Come avrebbe detto Buscaglione, il cielo dell'Ars. E dovrebbero essere 21 racconti più uno, che non è ambientato nei bar, ma segue una persona che ci va. E bar veri, che sono esistiti, che esistono, altri che non esistono, altri che non sono esistiti, ma che sarebbero potuti esistere, come questo bar di cui leggerò ora, e che si chiama Bar Rino, sì, cioè gioco le parole del cazzo. Perché la musica anni 80? Perché racconta ambientato nell'anno 80. Puppa! Boia, ci aschi sempre! Troppi bonci! Scoppiano! Improvvise le risate nel pomeriggio bigio bigio di ottobre, angolo fumoso del bar, nell'ora che non è più quella del caffeino, ma che resta ben lontana dal momento dell'aperitivo, mentre quella del tè qui invece non si sa cosa sia, né lo si scoprirà mai. Mangiare pasticcini a questi tavoli, unti e lisi, succederà solo il giorno prima dell'armadillo. Fuori il cielo annuvolato, quanto basta per non distinguere a occhio quale dei due momenti della giornata sul nuvolo sia il più vicino, ovvero se ci si stia allontanando dall'autopranzo o se ci si stia avvicinando alla luculliana cena. Per accompagnare il duca Piercarlo Conte Ingegner Sementara in Costa Azzurra a Monte Carlo, ci fu sorteggio per il quale si unì anche la commissione. Lo svegliò nella quasi topaia che gli avevano assegnato, senza consultarlo, il feroce trillo del telefono sul muro. Era il Sementara, che gli domandava se per caso, senza far complimenti veramente, non era il caso, avesse avuto voglia di andare a giocare.
Lui era nudo, da lavare, fare lo shampoo e da sbarbare, e semi pietrificato dal sole, e disse: fra 15 secondi sono giù. Ero qui che aspettavo, disse nella hall di Chiamazzo. Si era anche rasato a sangue e asciugato i capelli per sbagliare. Andarono a giocare. Se Menzara giocava naturalmente i soldi della società, l'auto e bustarelle e i ricavi da ricatti di intercettazioni telefoniche. Giocava a scena del fuoco. Bartozzi alle sue spalle stava bevendo dell'acqua fredda quando il Duca Conte ebbe una botta di culo terribile e voltò tre volte di 3-9 di fila uno dopo l'altro. Sulla sua vita. Per tutta la notte, il Conte, che andava pazzo per la cabala, lo volle sveglio in piedi dietro di lui, mentre beveva dell'acqua Perrier che era la più gasata del mondo. Dato che il gas lo spingeva lentamente a suo punto, aveva messo a punto due cose. Con la prima si era ancorato con i piedi al capo, con la seconda, più pericolosa, emetteva lentamente aria dal naso. Un po' di backstage. Bisogna portarsi le sedie, sì, sulle sedie sono tutte di lì. Sì, 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 le sedie. Falorni, Falorni è quella che era e questo Trieste era stato a Trieste, questo la firma 11. Ah, da Trieste vedete David Byrne. E poi ho cominciato a entrare, quindi ho ti saluto, per fare un lavoro, mangiamo un po' perché... Mangio noi.